No, allora, invece, venendo alle cose serie, tu hai detto io ho un programma che molti altri candidati non hanno. Allora, venendo proprio alle cose concrete, perché poi uno ti può dare anche sul programma. E il lavoro. Il lavoro, cioè fare qualsiasi cosa per portare il lavoro ad Acqui, perché il problema più grosso per Acqui è il lavoro, sarà il problema anche per tutta Italia, io non lo discuto, ma Acqui veramente in questo periodo, io ti dico, abbiamo fatto degli stage per ragazzi, sono riuscita a farli con Salti Mortali perché non c'erano i soldi, siamo riusciti a trovare qualcosa, abbiamo avuto 10 ragazzi per 2 anni che si sono ripetuti, erano ragazzi tra l'altro quasi tutti laureati, per 450 euro al mese sono venuti a lavorare 6 mesi, quindi vuol dire che effettivamente il lavoro manca. Io difendo fino alla morte la Borma, guarda, perché so che questa cosa ne parlavano anche stasera, ma cioè, se io sento parlare di questa Borma, ma cioè cosa c'entra la Borma col lavoro? Cioè, allora, la Borma, loro, gli acquesi lo sanno tutti, è la sede di un'area industriale, la vecchia vetreria che si chiamava la Borma. Non si vede da fuori, questa forse è stata la sua fortuna perché è rimasta così fino ad oggi, proprio perché non si vede. C'è questo muraglione, io lo chiamo il muraglione del pianto da Corso Bagni, dietro è tutta cintata, quindi la gente non si rende conto. Ma lì dietro ci sono 50.000 metri di terra, cioè non è poco, guarda che è un'area enorme, che era fatiscente, che era da bonificare, cioè è un'area che sarebbe rimasta lì morta. Ci farete un parco, per esempio? Sarebbe bello farci un parco. Accidenti, se sarebbe. E mi diceva che qualcuno dice. Qualcuno ha fatto anche un referendum, ha detto perché non fate un parco? Facciamo un parco perché per fare un parco bisogna espropriarla, perché quell'area lì è di un privato. Ed è di un privato, tra l'altro, questo è da dire, perché se la sinistra avesse voluto farlo avrebbe dovuto espropriarla quando la fabbrica ha chiuso, no? Quindi la espropriava, era un'area servizi, la espropriava ad una cifra ancora accettabile e all'epoca tra l'altro c'erano più risorse. Non solo, quest'area è stata venduta, gli è stata data una destinazione d'uso commerciale, questo nel piano regolatore, ma parliamo di anni fa, è stata acquistata da una cooperativa emiliana, dopodiché nel 2006 mi pare, è stata poi rivenduta e acquistata da un privato di Acqui, da una società di Acqui. È sua e questo l'ha comprata con destinazione commerciale. Il lavoro che abbiamo fatto noi è stato quello di cambiare questa destinazione commerciale, perché significava fare un commerciale da 50.000 metri e fare un'area residenziale, perché è nel cuore della città e perché credo che sia giusto recuperare nel centro della città invece di andare a continuare a costruire fuori, no? Come dice Grillo, metti la punta del compasso nel centro, fai il cerchio nell'ultima casa e non vai a costruire fuori, lì è proprio il cuore della città. Questa è stata una scelta che molti comuni hanno fatto e stanno iniziando a fare, e questa è l'urbanistica che dovrebbe essere l'urbanistica, cioè, fatta con raziocinio, recuperare oggi il terreno e le dove c'è in città senza devastare le certo, campagne, lasciandole il più possibile come sono. Quello c'era, un'area che c'è, noi ce ne riappropriamo di quest'area, insomma, ecco, ma no? Allora per fare il parco. Ce ne abbiamo 20 milioni di euro per comprare quest'area oggi e fare un esproprio di pubblica utilità, che non so nemmeno quanto poi sarebbe effettivamente legittimo, perché facciamo un esproprio di un'area per farci un parco quando lì sorgerà anche una scuola media nuova. Cioè, quindi praticamente non ha senso fare un parco. Ma non si può, cioè il comune oggi, ma non può neanche fare un mutuo da 100.000 euro, perché per il motivo dei mutui che ho detto prima, quando l'indebitamento supera l'8% in Italia non si possono più fare mutui. L'indebitamento degli enti locali di media è del 12-15%, perché questo è. Quindi non possiamo fare mutui da 100.000, 20 milioni di euro di io sarei felice se venisse qua e mi dicesse come si fa. Allora, lo dico a tutti voi che siete qua, non siamo moltissimi stasera, ma d'altra parte, visto che tu hai speso più di altri candidati che hanno speso 10 euro per la pubblicità elettorale, cioè adesso devo fare un ricorso all'angolo, perché che il pagino dell'angolo le fate pagare solo a me, perché infatti, ma poi ho visto la mia foto era nella pagina dei necrologi, quindi e quindi sai, cioè la gente, cioè no, a parte le battute, ma in realtà non siamo moltissimi, ma se qualcuno di voi stasera volesse, noi metteremo una cassettina alla fine del mio intervento, mettere, non si sente? Non si sente la cassa sinistra. Ecco, se qualcuno di voi stasera volesse fare una piccola offerta, metteremo una cassettina, basta che metta 20 milioni di euro e noi possiamo fare il parco. Quindi ci tengo a dirlo, tu sei disposto a fare il parco?
però trovate qualcuno che metta 20 milioni di euro, questo mi sembra anche realistico. Sono poi 1000 euro a testa. Sono poi 1000 euro a testa tra tutti gli acquesi, che tanto tu dici, hanno già pochi debiti, cazzo ne frega, 1000 euro in più o meno di debiti può andare bene così. Quindi il parco... Mentre invece si potrebbe fare un discorso di parco, e questo noi l'abbiamo messo nel programma e a me piacerebbe veramente tanto, cercando di utilizzare anche quelli che sono i famosi fondi della Valle del Bormida per fare un parco sulle, per riappropriarsi del fiume, perché è importante, e quindi si potrebbe effettivamente cercare di fare qualche cosa sul, sul fiume Bormida. Ma tra l'altro, scusami, dicevi una cosa che mi sembra importante, cioè Acqui, dicevi, di fatto non ha una scuola di sua proprietà, e l'utilizzare quell'area potrebbe consentire di costruire. La scuola è appaltata, cioè la scuola con il lavoro cosiddetto, come dicevano, di inciucio, cioè è stato fatto tra tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, si è arrivati ad avere una scuola appaltata. I problemi della, cioè, Corte dei Conti, paga l'affitto. Oggi nella scuola, oggi noi paghiamo 250.000 euro da una parte, pagheremo 103.000 euro dall'altra, perché la caserma non è più nostra, quindi l'affitto ce lo faranno pagare, sono 353.000 euro. La rata del leasing che si inizia a pagare quando la scuola sarà costruita è identica all'importo degli affitti. Quindi però alla fine la scuola è certo, tua. Smetti di pagare, paghi la scuola e poi la fai la scuola. Quindi insomma, cioè, in qualche modo... Cioè se l'hanno votato magari... tutti, ma tutti, perché quelle mani erano alzate tutte, vuol dire che tutte le persone che hanno ragionato con raziocinio, che hanno lavorato per 2 anni, hanno capito che era una cosa buona. Cioè, quindi forse magari meno fantasia del parco che non si può fare, più concretezza. Quella di è appaltata, guarda. E poi mi dicevi anche che qui ad Acqui c'è questo problema delle terme, no? Cioè delle terme che... È un altro mio chiodo fisso. L'altro mio chiodo fisso, il primo qual è? Il primo era quello, no, ma non si dice così qua in pubblico. Come detto, sono una persona vera, eccetera. Quindi, primo chiodo il sesso, il secondo era l'area Borma, il lavoro. Anche con una gamba. E il terzo. E il terzo è le terme. Ma un po' perché, guarda, il mio bisnonno nel 1929 ha perso giocando a carte e si è trovato ad avere comprato un pezzo di terreno che era un acquitrino, allora ha costruito l'albergo, era il primo, non c'era niente, giù i bagni, e quindi mia nonna, mia mamma, cioè da allora lavorano, e mia mamma lavora ancora adesso, è del 36 ma lavora ancora adesso lì, quindi per me proprio le terme, la zona dei bagni, quello che deve essere il turismo della città è un chiodo fisso. Le terme non funzionano oggi perché? Le terme sono già un bel po' di anni che non funzionano, sono da sempre pubbliche, purtroppo la scelta quella mutualistica è quella che sicuramente ha penalizzato la città, no? Perché avendole fatto diventare mutualistiche ne mettevano 6 per camera, prendeva 50.000 lire e cercavano di far su più che di quello che si poteva. Andavi alle terme, ti davano il tuo lenzuolino di plastica alle 5 del mattino, partivi col pulmino all'accappatoio, e chiaramente quindi la clientela d'élite, la clientela francese eccetera non è più venuta ad Acqui. Poi una bella botta gliel'hanno data anche quando i fanghi non sono più stati mutuabili, nel senso che non puoi più prendere malattie ma devi prendere le ferie, uno se deve farsi 15 giorni di ferie le va al mare, va in montagna e non viene a fare le terme. Quindi il modo per farle venire ci deve essere una cosa d'élite, ci deve essere un qualche cosa che cioè una struttura adeguata, competente, di livello, che porta un tipo di clientela. Quindi vuoi portare il mare qui? Ah no, voglio portare un 5 stelle. Ah, vuoi portare, cioè, quindi rilanciare in qualche modo il turismo. Sì, dare veramente un cambio, un giro di vite completo. Significa che si devono dare in concessione, le dai in concessione per 50 anni, ci sono le proposte, tra l'altro non è che uno dice così a vanvera, effettivamente la proposta di acquisizione in questo modo c'è, la dai per 50 anni in concessione, questi sono disposti ad investire 40-45 milioni di euro, portarci un 5 stelle e cambia tutto, perché a caduta se lavora il 5 stelle lavora il 3 stelle, che poi la gente lo sai, vuole andare dove ci sono quelli, no? Fighi, quelli che vede la televisione, il posto bello, e quindi poi lavorano tutti. Potremmo fare le terme del Grande Fratello, cioè è bella, con la sauna dentro, tutti lì, tanto con il cervello già ce l'hanno decotto, quindi non subirebbero danni, però adesso a parte le cattiverie, allora. E poi mi avevi accennato ancora una cosa prima, cioè io ho parlato un po' di traffico, smog, inquinamento, onestamente, a parte loro che fanno casino, però due madonne le ho tirate anch'io, perché è bello, no? Che noi siamo qui, eccetera, passavano le macchine, io non so lì se lo sentivate, io sentivo quei gas di scarico che salivano.
cioè dal punto di vista della città, della qualità.